I cammelli iniziano ad arrivare a Bulgan. La festa è imminente. Alcuni cammelli arrivano da lontano e hanno dovuto sfidare per diversi giorni freddo, vento e neve. Il piccolo villaggio di Bulgan torna come ogni anno ad animarsi. Aspetta tanta gente e anche la televisione per far conoscere la festa dei cammelli in tutta la Mongolia e chissà anche all'estero. Perplessi, i cammelli guardano i preparativi. Domani tutti dovranno indossare i loro più bei finimenti per far onore alla propria razza, agli allevatori e ai loro ammiratori. Gianca è molto occupato a sorvegliare che tutto vada bene, perché partecipa con diversi cammelli a tutte le competizioni. I preparativi per la sfilata sono iniziati. I cammelli sono nervosi. Il loro onore e quello dei nomadi è in gioco. All'interno della casa, il figlio e la nuora di Gianca, che devono rappresentare la famiglia all'elezione della più bella coppia, si prepara sperando di vincere la medaglia d'oro. È tempo ora di andare a raggiungere il gruppo per fare la sfilata nel villaggio di Bulgan. Alla sfilata prendono parte tutte le famiglie iscritte, le squadre di polo, i fantini e alcuni dignitari di Bulgan, annunciando di fatto l'inizio ufficiale della festa. Come vuole la tradizione, compiuti tre giri nello stadio improvvisato all'ingresso del villaggio, rimarranno soltanto le coppie che partecipano al concorso di eleganza. Ora le coppie si avvicinano per essere giudicate. Per sperare di aggiudicarsi la più alta delle ricompense, la coppia deve essere in perfetta armonia con i loro cammelli. Vestiti e accessori sono scelti con cura e i cammelli devono assomigliarsi come due gemelli. Alla fine della competizione, ecco i risultati. È argento per la famiglia di Giancarlo. Il polo è un gioco molto popolare in tutte le regioni del Gobi. Si può ammirare l'abilità dei nomadi e dei loro cammelli mentre inseguono la palla. Gli spettatori, come in tutte le parti del mondo, incoraggiano le squadre e si divertono a commentare ciò che succede in campo. Per accedere alla finale,
le squadre devono qualificarsi con delle partite eliminatorie. La squadra di Giancà riceverà la medaglia di bronzo. Oggi iniziano le corse con i cammelli. Sono le gare più attese da tutti perché onorano e ricompensano il lavoro di tutto un anno. Giancà e la sua famiglia hanno 5 cammelli che gareggiano nelle due corse della giornata e tutti sono un po' ansiosi. Prima di giungere al punto della partenza, i cammelli devono percorrere al piccolo trotto circa 15 km. Durante quel tragitto, i fantini avranno tempo per giudicare le qualità dei loro avversari e di pensare a quale strategia adottare per assicurarsi la vittoria. E ora via, si parte! Giancà è quinto, un traguardo molto onorifico in Mongolia, perché dà il diritto al riconoscimento dei suoi pari e a delle ricompense. I cammelli che hanno vinto rientrano a Bulgan, sotto gli sguardi ammirati degli spettatori. Ora è annunciata la seconda corsa. I fantini si preparano. Le iscrizioni per i cammelli sono aperte. 20 giovani cammelli vi prendono parte. E naturalmente, ancora una volta,
Tutti sognano di vincere. Impetuosi, i giovani cammelli si lanciano verso il punto di partenza a circa 10 km. Gianca, irrequieto e fiducioso, guarda arrivare i cammelli con la segreta speranza di portare via l'oro questa volta. Finalmente l'oro tanto desiderato è arrivato. Soddisfatto, Gianca può raggiungere il resto della sua squadra per le ultime competizioni. La gara per la cattura di un giovane cammello selvatico è iniziata. Si tratta per la squadra di afferrare un giovane cammello, di mobilizzarlo, di preparare una corda dopo avergli tagliato della lana e montarlo per la prima volta. I team sono composti da 5 membri e ognuno ha un compito specifico da svolgere. Le squadre fanno gara di abilità e rapidità per conquistare il primo premio. Ora inizia la gara del carico della carovana. Per vincere questa gara si deve avere il carico il più voluminoso possibile. Ogni squadra deve spiegare in che cosa consiste il suo carico. La famiglia di Gianca dichiara di venire da Ulan Bator con un carico di pullover per tutta la popolazione del Gobi. Questo carico darà l'oro alla squadra di Gianca.
La premiazione è un'occasione per i nomadi di sentire il loro nome diffondersi al di là dei Gobi. I cammelli indossano una sciarpa blu come segno di ringraziamento. Sono benedetti con del latte di cammella fermentato, che sarà pure offerto dal comitato al glorioso nomade. Gianca riceve per la seconda corsa la medaglia d'oro e un diploma di partecipazione. Gianca riceverà con i complimenti del comitato una somma di denaro destinata a incoraggiare gli allevatori come lui a continuare a migliorare la razza dei cammelli della Batriana. Per la sua bravura durante la gara di addomesticamento e del carico della carovana, la famiglia di Gianca riceverà ben 2 medaglie d'oro. Ancora una volta Gianca può tornare fiero e soddisfatto a casa. Il coraggio e l'amore per i cammelli hanno pagato. L'onore salvo, con la sua famiglia hanno portato via la maggioranza delle ricompense e possono a testa alta prendere parte alle sfilate finali.